Buonasera a tutti, siamo dal palazzetto dello sport di Canusa per il dopo partita di Apulia Food Canusa, Manfredonia Calcio a 5. Siamo con Mister D'Ambrosio. Mister, un pareggio importante ai fini di una classifica molto corta. Che giudizio dà lei alla prestazione della squadra? La squadra è stata straordinaria. Se contiamo le assenze che abbiamo avuto, praticamente abbiamo ruotato solo in 5 e i ragazzi hanno fatto una prestazione tecnica, tattica ottimale, considerando un po' l'ambiente, ripeto, le poche presenze che avevamo in campo sono state straordinarie, non c'è niente da dire. Possiamo dire, dopo 4-5 partite della sua gestione, che il segreto di questa squadra è quello di crederci, ma allo stesso tempo anche quello dei giovani. Oggi tripletta per Patruno, un giocatore che è cresciuto con gli anni e che sembra aver trovato una totale quadratura con lei sotto la sua gestione. Sai, ragazzi hanno bisogno comunque di fare minutaggio, hanno bisogno di fiducia e Andrea le ha meritato questa fiducia, ha meritato anche questa tripletta perché ha lavorato bene in settimana, in 7-7 è frutto di un lavoro extra che ha fatto lui con Rafa, proprio ieri, un'ora prima degli altri si è allenato per questo, ma ho dei ragazzi che oltre ad Andrea, Colasuono, Morra, sono ragazzi spettacolari che si allenano sempre al massimo, non sono mai assenti, arriverà anche il loro momento. In un campionato molto equilibrato, fino a questo momento sono i particolari a farla da padrone. C'è qualcosa che prima della partita avrebbe voluto rivedere o cambiare? No, non avrei cambiato niente, poi le partite cambiano durante il prosieguo stesso, purtroppo non tutte sono uguali, non tutto puoi preparare prima, l'importante è che la squadra reagisca al momento, che riesca a fare quello che, oltre a quello che si è preparato, quelle che sono poi le difficoltà che si vengono a creare durante l'incontro. Prossimo impegno con il Real San Giuseppe, seconda in classifica. Ieri uscita sconfitta dal match con il Fuzza Fuorigrotta. Un match importante che ci avvia verso la chiusura di questa prima parte di stagione. Cosa si aspetta dalla prossima partita e come preparare una partita contro un avversario molto quotato? Mi aspetto che si mantenga lo stesso atteggiamento di oggi, questo sicuramente di base, perché questa deve essere la base. La giovinezza non è stata così, oggi è stato così e si è visto, con l'aggiunta poi di Angiulli, di Carlos Alberto che rientreranno, avremo sicuramente delle rotazioni in più e sarà più facile gestire quell'aspetto. Poi per il resto devi far tutto e sperare anche che San Giuseppe non sia al top, perché per come è stata allestita adesso la squadra, insomma, è una bella gatta da pelare. Possiamo dire infine che è il pubblico il sesto uomo in campo di questa della Puglia Fulcanosa. Oggi sì, oggi è stato un pubblico strepitoso, che a un certo punto ha fatto sobbalzare un po' tutti, anche noi inaspettatamente, però ho detto ai ragazzi proprio durante la partita, in quel frangente, che erano stati loro ad aver invitato in una certa forma i tifosi a comportarsi così. Quindi grazie a loro, spero che sabato siano di nuovo numerosi e calorosi come oggi, nient'altro. Ok, grazie Grazie mister. a te. Siamo con Andrea Patruno, possiamo dire oggi il migliore in campo vista la sua tripletta. Andrea, una grande prestazione la tua, merito anche dello staff e anche della tua abnegazione. Qual è il tuo giudizio personale sulla prestazione tua e anche quella collettiva della squadra? La mia sicuramente è stata una delle migliori partite, non lo nego. Merito anche del lavoro che abbiamo svolto durante questa stagione, dall'inizio del campionato. E sicuramente anche merito del mister D'Ambrosio, che comunque mi ha spronato a fare di meglio. La squadra è eccezionale, siamo dei ragazzi che hanno sempre voglia di migliorare.
Siamo una squadra che comunque ha voglia, si vede, combatte, non molla per niente, combatte e lotta su tutti i palloni. Quindi anche se oggi mancavano due o tre tasselli fondamentali, quali Carlo e purtroppo la partenza di Simone, che comunque non ci ha aiutato, però grazie alla nostra tempra siamo riusciti a portarci questo punto prezioso a casa. Ti pongo la stessa domanda che ho fatto al mister, un campionato molto equilibrato dove sono e saranno sicuramente fino alla fine di questo campionato i particolari a farla da padrona. C'è qualcosa, tornando indietro nelle partite, che forse avrebbe potuto cambiare la nostra attuale classifica? Sicuramente l'inizio non favorevole, potevamo stare già in zona playoff, però ormai il passato è passato, dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare già a San Giuseppe, che è una buonissima squadra su un campo molto ostico, qua delle stesse dimensioni del nostro. Faremo la nostra solita partita, tornerà Carlos, quindi rifletteremo molto di più sicuramente, quindi ce la giocheremo come oggi. In conclusione, siamo a dicembre. Ad oggi, secondo te, dove può arrivare questa squadra? Ho posto la stessa domanda al mister, la pongo anche a te, dato che oggi sei stato uno dei migliori in campo. Sicuramente punteremo prima di tutto a salvarci, perché è per forza la cosa primaria, l'obiettivo primario. Poi col passare delle giornate vedremo, faremo punti, cercheremo di fare punti anche contro squadre di alto livello. Punteremo anche se la squadra ce lo permette, se siamo in grado punteremo più in alto, però per ora puntiamo alla salvezza. No, ci vediamo prima da basso, poi si pensa. Ok, grazie. Prego.